Sono Irina, vengo dalla Moldavia. Mi avevano promesso un sogno e mi hanno portato macilenta sul bordo di una strada. Sono Chiara, vivo nell'incanto della mia infanzia, sino a quando Roberto, un amico di papà, invece di accompagnarmi, come promesso, alla festa di Cristina, mi ha straziato anima e corpo per 3 ore. Sono Gianni, ho 16 anni. Finalmente mio padre è andato via di casa. Sin da quando ero piccolo ho visto la mamma cadere ogni giorno sotto le sue mani e le sue parole. Non sarò mai come lui. Sono Daniela. Il mio compagno ha abusato di me. L'ho cacciato di casa e per punirmi ha ucciso mia figlia per strada. Sono Teo. Ho 76 anni, mia madre non c'è più, ma la porto sempre con me. È stata lei a crescermi con immenso amore. Di mio padre non sapevo nulla. Ho scoperto solo ora che è stata più immensa di quanto io credessi. Da una lettera nascosta lei scriveva a Dio di quel ragazzo, un soldato, che le aveva rubato l'innocenza. Sono Eleonora. Ho amato Fabio sin da quando avevo 16 anni. Mi aveva costretta persino a non andare più a scuola, ma dinanzi ai miei genitori, sempre più preoccupati, non esitavo a difenderlo a spada tratta. All'ennesimo ricovero in ospedale sotto i suoi colpi, uno psicoterapeuta mi ha incontrata. Pian piano ho squarciato il velo dell'orrore che non vedevo. Sono Aisha. Per me il capocoperto è una scelta. Non è stata una scelta per i miei genitori che a 12 anni mi hanno promesso in sposa ad un uomo di 40. Così sono scappata con il mio velo per dire no. In Italia le denunce circa le violenze sessuali e gli atti persecutori, cosiddetto stalking, possono essere effettuate entro 6 mesi dall'accadimento. È stato attivato inoltre il numero 1522, che puoi chiamare per avere indicazioni più precise. Se sei in tempo, non avere remore, rivolgiti alle forze dell'ordine. Che sia nel mass media o chi ti circonda dandoti consigli errati, non dar retta a chi ti scoraggia da denunciare molestie o violenze. Se sei in tempo, denuncia. Se è passato del tempo, allo stesso modo, non tenerti dentro questo mostro. Parlane, liberatene, rivolgiti agli affetti che ti sapranno sostenere ed eventualmente a seri psicoterapeuti. Basta con la cultura della violenza.